prima bruciata è di intestino, prende il rimpallo e interrompe una serie di infinita di bocciate fruttifere. Siamo Orlandi spinge pallino verso la sponda, ma la piglia rimane staccata. Siamo 0-0. Prima bocciata di destino non ha fruttato alcun birillo. Cerca di rifarsi con questa e infatti ne fa 8. Rivediamo di rimessa, bocciata soft con la palla sua che rimane appunto vicino a pallino. Cerca di rifarsi con questa e infatti i birilli ne fa. Torniamo sulla partita dove Orlandi va a prendere il punto e anche molto bene. Destino viene a vedere la situazione. Pilò va di spinta e toglie la biglia rossa, 3 biglie bianche in tavola e una sola e 2 biglie rosse. Ora Zanzi, vediamo se si limita ad andare a punto, penso di sì. Tocca la bianca e si mette dietro a pallino. Ora l'ultima biglia per Pilò, poi ne avrà ancora una, penso Zanzi. Pilò spinge il pallino sull'orlo della buca. Orlandi va a vedere la situazione. Finale del Memorial Mimosa 2024, siamo all'Arcicona. Tra l'altro in anticipo come orario rispetto a quanto si pensava, quanto i semifinali sono stati velocissimi. Orlandi e Zanzi discutono sul da farsi. Noi rivediamo la bocciata di destino nel frattempo, quella che ha fruttato gli 8 punti di rimessa. Cerca di rifarsi con questa e infatti, tanto che i due del fatto, Zanzi e Orlandi, prendono una decisione, pare che la decisione l'abbiano presa, quindi Zanzi effettua l'ultimo tiro. Tocca questa rossa, tocca quell'altra bianca, fa andare in buca il pallino. Adesso è da vedere di chi è il punto, secondo me. Alla fine anche Destino si convince che il punto era rosso. Boccia Zanzi sul 8-2 per gli avversari. E fa 8. Rivediamo. Boccia Zanzi sul rivediamo la bocciata 8-2 per gli avversari. Fa 10-8 per Zanzi e Orlandi. C'è tornato in diretta. Il punto è abbastanza stretto, ma non strettissimo.
Orlandi attacca. Prendi due pezzi e quando prendi due pezzi, punto, difficilmente lo fai. Ora Zanzi, terza biglia di mano, punteggio come detto 10-8 per la coppia Zanzi-Orlandi. Siamo all'inizio di questa finale. Ultima biglia a disposizione. Sei facili, oppure il calcio. Ne fa 3 destino. Vedete, tenta di alzare il pallino per farne 10, 3 li ha già fatti. Ventitré a 10. Riesce senza prendere l'impallo a mantenere il punto. Siamo 23 a 10. Bel tiro, ma non ha portato Birilli. Siamo 23-10. Ora Zanzi effettua il tiro. Spinge il pallino a sponda. Vedete? Spazio ampio per il punto del pilò. Sì.
Orlandi. Non prende il punto, adesso gioca l'ultima, poi ne avrà una ancora l'avversario. Perde la biglia di vantaggio. Questa è buona. Ora Pilò. Una biglia, due punti, 25-10, boccia A, destino. Un birillo, due punti, 27. Pallino, tutto buono. Che il pallino supera la mezzeria, quindi però bocciare il pallino si rischia di non fare il punto, probabilmente spingeranno a sponda il pallino. Infatti Orlandi lo spinge anche abbastanza bene, perché non sono attaccatissimi a sponda, però non è che si possa fare granché. Se non l'angolo forse del pallino. Calcio addirittura. Porta il pallino nel quadrante inferiore. Finora hanno avuto la meglio nel quadrante inferiore, quindi insistono con questa giocata. Larga, ma punto fatto, biglia di vantaggio per Zanzi e Orlandi. Ora Pilò. Tagliata dalla brocca centrale, siamo un po' troppo forte rispetto a quanto avrebbe voluto, punto rimane ma è largo, quindi Zanzi può infilarsi in mezzo e fare un punto stretto. Vediamo l'arrivo della biglia, troppo forte e soprattutto stretta poco, quindi regala una biglia anche stavolta agli avversari. Forse è stata un po' più stretta, forse avrebbe, senza il forse, ma soprattutto era molto forte. Orlandi. Orlandi il punto lo prende ed è come, vedete, due biglie, quattro punti, 31-10, boccia destino. Dieci, 41. Dieci.
spinge pallino alla sponda laterale, la biglia a quella alta, quindi non facilmente attaccabili. Però si mette di fianco al pallino, non una biglia indimenticabile. L'unico vantaggio che ha è che è un po' più alta del pallino, quindi colpirla non è facile. Se fosse abbassata di un paio di centimetri era facilmente attaccabile, così. Prende il punto Zanzi bene, non era facile, senza farlo andare in buca, hanno già il vantaggio di biglia. Ha fatto un disegno un po' impegnativo. Questo è un gran tiro. Vediamo un disegno un po' impegnativo ed è di precisione, tocca la rossa e fa il punto. Questo è un gran tiro. Orlandi va di spinta, la rossa va in buca, il punto l'ha fatto e mantiene la biglia di vantaggio. Bella biglia di Pilò, adesso tocca a Orlandi. Finale della Memorial Mimoso 2024, edizione a cui hanno partecipato 128 coppie. Diciamo che a fine agosto è un risultato assolutamente notevole. Io sono alla sesta ora di diretta, quindi magari se dico qualche stupidaggine perdonatemi. Riflettono sul da farsi. Vediamo Orlandi, deciso nel suo intento. Gamber tiro, rivediamolo. Il
Gambertiro 18-43. Boccia Zanzi. Non fortunato, passa in mezzo. Rivediamola. Boccia Zanzi. Poteva ridurre il vantaggio, lo svantaggio. Era sempre importante, ma non fortunato, passa in mezzo. Destino. La blocca centrale alta, risalire. Stesso tiro di Zanzi. Pelino di forza in più, ma buona. Vedete da vicino. Destino pure lui. Buonissima anche questa, vediamo. Destino pure lui. Buonissima. Ora tocca a Orlandi, non ha un compito semplice, vediamo l'effetto. Non era facile, andiamo a vedere ancora, tiro forse un po' troppo forte, ma non è poi mica neanche semplice di usare la forza, il punto comunque era complicato e lui è riuscito a uscirne abbastanza bene. Ora tocca a Pilò, la biglia di vantaggio ce l'hanno Destino e Pilò, il punteggio è 43-20, per chi si fosse messo in visione in ascolto adesso siamo alla finale del Memorial Mimosa 2024. Dall'Arcicona in diretta. Scarsa la biglia di Orlandi, ora Pilò proverà a farne 4, credo ce ne stiano tanti di più. Quarantasette. Boccia Destino. Fa 4. 51. C'è una biglia appena sopra, da Orlandi suggerisce al compagno di bocciarla, ma è molto vicino alla buca, vediamo. È uscita perdono anche la biglia di vantaggio, non la scelta migliore secondo me, perché poi ha bocciato condizionato.
Adesso ci gioca la terza e credo che questo sia un passaggio della partita che difficilmente si riesce a raddrizzare, però Vigliardo è strano. Ora una biglia soltanto per Orlandi, tre biglie hanno in mano Pilò e Destino. Ne fa 11. Punto però non lo prende, ma 64-20. Il punto ne fa 11. Punto lo prende Pilò. 64-20, una finale prende Orlandi, ultima biglia in mano a Pilò, 64-20, insomma. Non lo prende Pilò, Zanzi sul 22 a bocciata, va lui. Fa 8, vedete l'ultima parte, si porta 30, Destino spingerà il pallino verso la sponda alta, non credo tenti qualsiasi altra cosa, fa 8, si infila però. Vediamo, altri 8. Nel frattempo Pilò ha spinto pallino a sponda, ora biglia di vantaggio per Destino e Pilò. Orlandi ora credo che siamo al canto del cigno. Quattro e alla bocciata ci va Destino. Basta un ometto per vincere il Memorial Mimosa 2024. 68-38, mi fa 8, rivediamolo, il Memorial Mimosa 2024.
68-38. Ne fa 8. Rivediamo qualche altra bocciata, questa qua per esempio. Una sorta di highlights della fase con questa finale. Zanzi sul 8-2 per gli avversari. Fa 8. Destino. Rivedendo tutte le giocate principali della partita, Boccia Zanzi. Non fortunato. Orlandi, destino, questo è stato il, diciamo così, il colpo di grazia alla partita, anche se già era abbondantemente compromessa. Vediamo, qui Zanzi ne fa 8. Zanzi di calcio. Altri 8 e poi chiudiamo con l'ultima bocciata, il destino Memorial Mimosa 2024. 68-38. Destino e Pilò vincono il Mimosa 2024. Grazie a tutti, buona serata, grazie per l'attenzione, un cordiale saluto da Vanni Bertacchini.